Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un piccolo giochino basato tutto su una meccanica di draft che però rimane molto veloce e molto semplice da spiegare. Vi parlo infatti di Sushi Go, un gioco per 2-5 giocatori della durata di circa 20 minuti di Phil Walker Harding, in Italia grazie all'edizione Uplay. Beh, direi si parla di sushi, di faccine carine, gioco di draft, scatolina piccola, portabile. È il momento subito di andare a vedere. Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. All'inizio di ciascun round, ad ogni giocatore viene assegnato un ugual numero di carte sushi, dipendente dal numero di giocatori al tavolo. Contemporaneamente, quindi, i giocatori selezioneranno una carta, la terranno coperta davanti a sé e quando tutti sono pronti, la piazzeranno scoperta sul tavolo di fronte a sé. Passano le restanti carte al giocatore a sinistra, ricevendone altrettante quindi dal giocatore a destra. Prelevano quindi una seconda carta, la mettono davanti, la scoprono, passano le altre e si continua così fino a quando tutte le carte delle mani sono state giocate. Termina così il round e si fanno i punti vittoria in base a quello che avremo davanti. A seconda del disegno avremo diverse modalità di punti vittoria. Le tempura, ad esempio, varranno 5 punti vittoria solo se ne avremo fatto una coppia. I sashimi varranno 10 punti vittoria solo se ne avremo fatto un tris. I nigiri invece ci daranno punti vittoria in maniera secca, a seconda di quanto rappresentato qua in basso sulla carta. I maki invece dovranno essere sommati i rotolini qua in alto sulla carta e chi ne ha collezionati di più farà 6 punti vittoria, chi è al secondo posto ne farà solamente 3. Infine ci sono i ravioli che daranno punti vittoria in base a quante carte raviolo sarete riusciti a collezionare di fronte a voi. Si segnano quindi i punti vittoria, si scartano tutte le carte di fronte a tutti i giocatori, ad eccezione delle carte budino, si distribuiscono nuove carte e si gioca un nuovo round. Al termine del terzo round, dopo aver fatto i soliti punti, si contano anche il numero di carte budino di fronte ai giocatori. Chi ne ha collezionate di più farà 6 punti vittoria, chi ne ha collezionate di meno perderà 6 punti vittoria. Al termine del terzo round, quindi, vince chi ha la somma di punti vittoria più alta. Come avete visto, la meccanica principale di Sushi Go è molto semplice da gestire, è una vera e propria meccanica di draft. Selezionate una carta fra le vostre, passate le rimanenti al giocatore a sinistra, ne ricevete altre e si continua così. Molto interessante il fatto che i punti vittoria siano fatti tutti in maniera diversa in base ai disegni. Oltre alle carte punti vittoria che vi ho fatto vedere, comunque, esistono due carte speciali all'interno di Sushi Go. La prima carta è la carta Wasabi. Questa semplicemente viene messa sul tavolo e il primo nigiri che giocherete dopo aver piazzato la carta Wasabi dovrà essere per forza di cose piazzato su di essa. La carta semplicemente moltiplica per 3 il valore del vostro nigiri. La seconda carta speciale poi è le bacchette. Questa carta viene piazzata davanti a voi e dal turno successivo di presa delle carte potrete decidere di riprendere dal tavolo la carta bacchette, inserirla nella mano di carte e giocare due carte anziché una. Ovviamente il giocatore alla vostra sinistra avrà quindi l'opportunità di giocare anch'esso le bacchette davanti a sé. Come avete visto, a livello di grafica le illustrazioni sono molto carine e accattivanti, molto colorate, ci sono queste faccine che sorridono e quindi anche un giocatore occasionale può essere facilmente attratto dal gioco stesso. Peraltro è molto semplice far fare una partita di prova a chiunque proprio per la sua velocità nella spiegazione e velocità nelle dinamiche di gioco. È raro vedere pensatori al tavolo, di solito ogni round si svolge molto velocemente e il tempo dei 20 minuti o 15 come riportato sulla scatola è comunque molto verosimile. Quello che poi può solleticare un po' i giocatori e rende il gioco abbastanza intrigante è il fatto che in qualche modo dovrete opporre delle scommesse durante un round. È vero che guardando le carte che girano, in base alle carte che avete visto che stanno ritornandovi, quello che hanno giocato i vostri avversari, riuscirete un po' a dedurre cosa rimane fra le carte da draftare. Ma allo stesso tempo, come ad esempio nel caso di un sashimi, dovrete piazzarne uno sul tavolo sperando di vederne altri due nelle mani degli altri giocatori, altrimenti anziché una bella botta da 10 punti ne varrà solo 0. In questo caso quindi anche possibile giocare un po' di attacco, vedere che un avversario ha già una coppia di sashimi può farvi venire voglia di draftarne via uno solo per non fargli chiudere il suo tris. Prima di concludere vi faccio poi vedere che c'è una piccola espansione, diciamo un piccolo set di carte promo chiamate salsa di soia, che si giocano esattamente come tutte le altre carte del gioco, ma valgono 4 punti vittoria solo se siete quello con il maggior numero di sushi diversi davanti a voi all'interno del round. Chiudo dicendovi che sicuramente sono molto contento che sia uscita la versione italiana di Sushi Go e in questo ringrazio anche Uplay per avermi fornito la copia di review del gioco. Perché? Perché è un gioco che sto seguendo già da diversi anni. Avevo fatto il backing quando era ancora una campagna su Indiegogo, quindi mi era arrivato il print and play prima e poi mi era arrivata la versione cartacea dopo. Ci ho giocato, rigiocato, ho lasciato la copia cartacea addirittura presso gli Alea Apartments perché secondo me era un gioco che valeva la pena essere messo in condivisione con gli altri. Quindi quando ho saputo che c'era questa versione italiana non
non ho potuto trattenermi dal dire sì, voglio fare sicuramente la recensione. Vi dico, è un gioco molto semplice da spiegare, vi servirà anche per introdurre le persone a giochi con i draft più complessi, è un facile riempitivo per la serata da 20 minuti o all'inizio o alla fine, ha questi disegni carini, quindi è anche molto valido per accattivare le persone durante gli eventi, le fiere, e quindi, che dire, vi consiglio sicuramente di giocare a Sushi Go. Io continuerò a farci un sacco di partite. Con questo ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!